Perfetto ragazzi, ore 10:30, ci abbiamo messo un'oretta e mezza a scendere. Beh, una discesa comunque facile, con calma, e comunque vabbè, per chi è pratico di montagna è fattibilissimo i sentieri, basta farli piano, con prudenza come sempre. E niente, è stata una bella notturna, uno spettacolo. Un bello spettacolo su dal Monte Due Mani, tutta la città di Lecco illuminata. E il bivacco bellissimo, questo oblò sembra quasi di essere sulla luna. Una vetta con la vista a 360 gradi e niente, appunto. Una bella passeggiatina. E come al solito siamo in attesa di Bobone. Sono le 3:30, andiamo a Culmine San Pietro, parcheggiamo la macchina al ristorante e niente, appunto, arriveremo verso le 4:30, andiamo a Monte Due Mani, guarderemo il tramonto e tutto, foto in notturna e andiamo. Ecco il nostro Bobo, oltretutto oggi abbiamo la magliettina uguale. E niente ragazzi, partiamo, pronti via. Ok, siamo a Culmine San Pietro, Bubone. Sono le ore 5 meno 5. Dobbiamo un po' tarellare perché 2 orette dobbiamo essere su, tramonto alle 7:30. Quindi vi lascio, andiamo. Siamo a 10 minuti dal cammino. Di là ci sono un po' di nuvoloni neri, ma di qui sembrerebbe bello. Noi andremo lassù e niente, passiamo le ultime baite e iniziamo il sentiero nel bosco. Poi si inizierà a salire. Salutiamo i nostri amici. E via. Eccoci qui dopo 25 minuti di carrozzabile, adesso c'è il bivio a destra che ci porterà appunto sul Monte Due Mani, segnalato da un cartello, e qua si passa dietro questa sbarra qui e via. Monte Due Mani. Arriviamo dalla carrozzabile, qui c'è uno svincolo, praticamente ci si trova davanti questa baita diroccata. Vedete, si fa come un'inversione a U e si sale. Qua inizia il vero sentiero, si salirà per un po', dopodiché si avvista il Monte Due Mani. Adesso bloccheremo questo sentiero che va giù a destra, passa da questo bosco qui, poi
poi praticamente questa altezza qui inizieremo a salire, e qui la punta della racchetta c'è il Monte Due Mani, il bivacco Locatelli. Ok, siamo a, la pendenza è tanta, vediamo la croce, siamo praticamente penso a 10 minuti massimo dal bivacco Locatelli. E niente, siamo andati su belli tranquilli, dai, siamo belli in forma. O no, babbo? Tutto bene, tutto bene. Vai, che vediamo il tramonto. Ore 6:39. Siamo partiti alle 5. Ho schiarito tutto. Buono, ottimo. Ok. Abbiamo scollinato. Sole c'è ancora, c'è un po' di foschia, speriamo, e sicuramente le luci della città si vedranno dopo. Spettacolo! Bellissimo. Sì. Praticamente una volta che sono venuto su ho fatto tutto il sentiero lì, e quello che faremo al ritorno un po' meno ripido, poi riprenderemo il sentiero. Siamo arrivati al bivacco Locatelli, aspetteremo il momento fatidico che si accendono le luci giù a valle, che penso diventerà uno spettacolo. Ok, sono le 9:05, cosa? Abbiamo lasciato il bivacco Locatelli che è lì, come potete vedere qua c'è Bobone. E... no, infatti questo non l'abbiamo fatto all'andata. Andando al buio, siamo già a buon punto, si viaggia veloci. Questo è il sentiero che va giù per Morterone e noi proseguiamo qui, che ci sono un po' di baite diroccate.
da Passo Cuneo di San Pietro è tutto.